Ciao ragazzi, bentrovati, bentrovate. E allora, eccoci qua per la nostra attività di scoperta sul territorio. Oggi siamo sempre a Milano, ovviamente, in via Serbelloni numero 10, ok? Questo è un palazzo in pieno centro, siamo nella zona di Palestro, ok? Quindi veramente molto vicino alla metro rossa, la M1. Siamo molto vicini a Porta Venezia, al Duomo, Villa Necchi Campiglio, che è lì. E che cosa di particolare questo palazzo? Allora, questo palazzo ha questo orecchio. Allora, vi racconto un po' la sua storia. Allora, il palazzo è stato costruito tra il 1925 e il 1927 da un architetto che si chiamava Aldo Andreani, ok? Nel 1925-27 non c'era la tecnologia che c'è adesso, quindi anche all'epoca per poter chiamare delle persone che abitavano nei piani alti, o c'era il portinaio, come qua c'è ancora la portineria, vedete, oppure si usavano i primi citofoni. E allora Aldo Andreani cosa pensò? Siccome questo palazzo gli era piaciuto moltissimo, pensò, anziché di costruire uno dei vecchi citofoni che si costruivano all'epoca, che era con dei campanelli, non era come quelli di oggi che sono tutti digitali, pensò di chiamare uno scultore molto famoso chiamato Adolfo Wild, che era proprio ritenuto un genio della scultura, e fece costruire questo orecchio di bronzo che funzionava come citofono, per cui ci si poteva avvicinare, ok, gridare all'interno il cognome o il nome della persona che si cercava. Quella persona avrebbe poi risposto, ok? E infatti questo palazzo poi è stato nominato in dialetto milanese Ca, quindi casa, Ca dell'Origgia, Ca dell'Ore, casa dell'orecchio. Allora, devo dire che nel momento in cui sono arrivato qui ci sono stati già un paio di persone che sono venute qui come me a fotografare questa particolarità. Adesso non funziona più come citofono, è rimasto come una scultura, okay, che caratterizza via Serbelloni numero 10, ok? Però come viene utilizzata ancora? Viene utilizzata un po' per i turisti, sì, ovviamente si narra, non è poi proprio la realtà, che ci si può avvicinare e sussurrare nell'orecchio qualche desiderio e sperare che si avveri. Ok, poi c'è da dire che questo orecchio di Wild è stato anche utilizzato da un famoso cantante milanese che si chiama Eugenio Finardi e l'ha usato come copertina di un suo album che si chiama Acustica, appunto. Ok, e devo dire che come tappa è molto interessante, molto curiosa, perché poi ci permette appunto di raggiungere posti molto molto interessanti. E mi viene da dire personalmente, una città come Milano è una città in cui anche col Covid rimane un po' frenetica, dove si corre, si parla poco, si va veloci verso i luoghi di interesse. Un posto dove ci possa essere qualcuno che ci ascolta, anche se poi è una scultura, è sempre qualcosa di utile. Poi, ovviamente, i nostri problemi magari non li andiamo a raccontare a una statua cioè, o comunque una scultura. Però è utile sapere per ognuno di noi quali possono essere le persone e i riferimenti in cui possiamo sentirci ascoltati quando abbiamo bisogno di parlare o di sfogarci. Ok? E quindi niente, questo è l'orecchio di Via Serbellone numero 10. Adesso suggerirò un mio desiderio, ovviamente voi non lo sentirete perché sennò non è vero, vi faccio vedere tutto il bel padiglione auricolare e il timpano che c'è dentro, ok? E poi scendendo senza morire, sto facendo tutto al contrario, faccio vedere una panoramica di questa zona di Milano, che tra l'altro è molto vicina al conservatorio di Rocco e dei suoi ragazzi, anzi delle sue ragazze. E niente, direi che per oggi
dall'orecchio di Via Serbelloni numero 10 abbiamo concluso e vi gireremo oltre al video le solite domande, per cui buona visione e a presto, ciao ragazzi. Thank you.